Ciao a tutti e bentornati sul canale. Nuovo video, nuova videocamera e si vede perché finalmente i colori sono reali. Ma vediamo subito insieme i finiti di marzo. Primo finito di questo mese. Primo finito in assoluto di questo mese. Mi sono laureata un paio di giorni fa e quindi ci tenevo a condividere con voi questa bellissima notizia. È stata una laurea molto particolare, molto diversa dalla mia triennale perché è stata una laurea in casa. Però sono veramente contenta di tutto questo perché comunque in meno di un anno e mezzo sono riuscita ad arrivare a questo traguardo e ci tengo un sacco a ringraziare il mio relatore e la mia correlatrice che so che guarda i miei video, quindi ci tengo un sacco a salutarla e a ringraziarli ancora. E quindi niente, primo finito di marzo. Che strano vedermi con i colori giusti, bellissimo, sono troppo contenta. Direi di iniziare subito perché questo mese ho terminato la qualunque. Allora, ho terminato finalmente questa acqua micellare bio a triplazione di Fior di Magnolia. Questa l'ho acquistata spinta da quanto io mi sia trovata bene con il tonico, perché il tonico di questa linea è ottimo, per pelle mista è fantastico perché ha un mix di, se non sbaglio, estratti di rose. C'è la rosa canina, c'è la rosa damascena. Quindi ho pensato, se mi sono trovata così bene col tonico, anche con l'acqua micellare. In realtà è un'acqua micellare che va bene solo sul viso e non sugli occhi. E questo lo dico per mia esperienza personale perché mi sono andati a fuoco. Non mi sono trovata per niente bene, la utilizzavo per struccare gli swatches, magari se avevo una base molto leggera. Ci ho messo un'eternità a finirla. Ricordatevi che però nell'info box vi lascio anche tipo che rossetto indosso oggi. Esempio, questo è Dancing di Corazona che trovate su Maki Beauty e fino al 30 aprile c'è lo sconto del 10% non affiliato che è valido su tutto il sito. Però nel caso vi lascio sempre giù nell'info box il nome del rossetto che indosso, perché tanto me ne dimentico, da un video all'altro non me lo posso ricordare. Poi ho terminato Head & Shoulders. Questa era la variante al limone. Quando volevo sentire quella sensazione di freschezza nella cute, questo era un fenomeno, veramente. È uno shampoo antiforfora, anche se io non ho forfora. Però è estremamente purificante. So che a livello di inci non è il massimo, però io ormai sono arrivata a un punto che se l'effetto sui capelli è bello, chiudo un occhio sull'inci e anche l'altro, però è una cosa mia personale. Poi non l'ho terminato perché sarebbe impossibile, ma butto un dischetto struccante acquistato da Lid, cioè l'ha messa a fuoco qualcosa di vabbè. Comunque, butto questo dischetto struccante acquistato da Lidl perché nonostante io lo lavi a tutti gli utilizzi, gli metta anche a volte il balsamo, le setole ormai sono non sono morbide, quindi non mi sento di utilizzarle sul viso, neanche per rimuovere le maschere. Però siamo a marzo, io questi non ricordo in che giorno li abbia acquistati. Se non sbaglio era giugno, massimo luglio. Io ho utilizzato solo un dischetto tutti i santi giorni per mesi. Quindi, siccome la confezione ne ha 7, io l'ho detto, ne proverò solo uno per stressarlo e vedere quanto dura. Io non uso più dischetti struccanti, quelli in cotone, se non per i rossetti liquidi, perché con i rossetti liquidi non è il massimo. Però vi faccio vedere la differenza. Questo è nuovo. Ci si vede anche la morbidezza. Questa ha le setole un po' rigidine. E questo è quello nuovo. Quindi l'ho già utilizzato 2 volte. Però penso si veda parecchio. Non saprei che uso farne, perché la verità non è carta vetrata, ma un qualcosa di così poco morbido, secondo me, è una sole esfoliante troppo meccanica sul viso, quindi preferisco usarne uno nuovo. Però ripeto, facciamo anche che fosse luglio, marzo, sono circa 8 mesi. Pensate io quanti dischetti struccanti non ho utilizzato in 8 mesi grazie a questi. Ve ne avevo parlato in uno dei top 5 sotto i 5 euro che spero riprenderò presto a fare perché ho un sacco di prodotti da farvi vedere su tutti super low cost. E li avevo presi da Lidl per 4,99 euro 7 dischetti struccanti. Avevo anche comprato una confezione di backup proprio perché ho detto questo prodotto è una bomba. Spero che ci sia ancora la verità perché
In realtà con questi mi strucco, cioè mi potrei struccare solo con l'acqua, ma nei mesi ho ricambiato metodo di struccaggio perché ormai sto utilizzando i burri struccanti, li rimuovo con questo in un secondo e poi utilizzo una mousse detergente o un detergente schiumogeno. Però la verità, io solo con questi riuscivo a togliere tutto tranne mascara waterproof e i rossetti liquidi di Maybelline, quelli manco morta. Però tutto il resto, base, ombretti, rossetti normali, rossetti liquidi normali e non quelli della Maybelline, riuscivo tranquillamente a toglierli. Quindi questo finisce il cestino. Poi ho terminato uno struccante che ho aperto da non so quanto. Pessima. Ma perché appunto, avendo cambiato modo di struccaggio, questo lo utilizzavo solo con i rossetti liquidi. E col fatto che comunque non li utilizzo tutti i giorni, quelli della Maybelline li struccavo solo con questo, che è di L'Oreal. Questa me l'aveva consigliata amica forse 2 anni fa. Struccante occhi waterproof. Strucca efficacemente il trucco a lunga tenuta, verissimo. E che ce n'è veramente poco, cioè... Se mi dovessi struccare solo con questo tutto il viso mi durerebbe una settimana. 125 ml, non è niente. Io sono abituata al bocciano 400 ml di L'Oreal. Quindi diciamo che non penso lo riacquisterei, perché è troppo piccolo. Se facessi una versione un po' più grande, allora sì. Poi ho terminato Body Wash Cotton and Monoi Extract. In realtà ho quasi terminato la crema per il corpo, mi sa che la inserisco anche in questi finiti, vado a prenderla. Allora, questa linea io l'ho scelta su Maki Beauty, vi ho già detto del codice sconto, ma nel caso c'è sempre scritto giù nell'info box. E sto terminando, ma veramente, adesso vi faccio vedere quanto mi manca. Guardate. Cioè mi manca questo per finirlo, quindi direi che lo posso inserire nei finiti di questo mese, perché tanto con la doccia di oggi questo finisce e me ne servirà anche altro. Quindi doccia bagno schiuma e burro corpo di Revuele, un marchio che io veramente amo alla follia. E questo è olio di cotone estratto di Monoi e qua cotone estratto di Monoi. Se vi capita di fare un ordine su questo sito, questi raga a occhi chiusi, una profumazione meravigliosa. Bagno schiuma ottimo che non mi lascia la pelle super disidratata, perché io ho la pelle soprattutto di braccia e gambe veramente disidratata. E sono riuscita a utilizzare il burro corpo tutti i giorni, perché, vabbè, tutti i giorni no, che si sa che sono un po' pigra con le creme, però diciamo che questo è da 360 ml, non l'ho finito in così tanto tempo, contando che poi magari, cosa ne so, sulle gambe mi metto i miglioli, sul seno idem, quindi diciamo che non è che lo metto su tutto il corpo, però braccia e gambe questo sì, e anche i piedi, perché è veramente nutriente. Lo adoro, anzi l'ho adorato, perché non lasciava quella patina. Solitamente i burri corpo lasciano quella patina oleosa che poi si attacca sui vestiti e dà fastidio. Questo invece, nonostante sia un burro corpo, ha un assorbimento veramente rapido, quindi per questo ve lo consiglio ad occhi chiusi. Mi è rimasto solo lo scrub corpo, che lì ogni volta mi impongo una o due volte a settimana, secondo me lo uso una volta al mese. Perché comunque, la verità, in questi ultimi mesi mi sono molto trascurata e quindi devo riniziare, anche perché poi so che sfogliando la pelle viene anche meglio la depilazione, tutto quello che volete, però lo scrub proprio, cioè, tendo a dimenticarmene. Invece la crema corpo avete visto quanto sono stata costante. Poi ho terminato altra confezione dei miei cerottini da naso preferiti in assoluto, al tea tree, acquistati sempre su Maki Beauty, e li alterno con Poppy, l'estrattore per punti neri, vi lascio il video qui. Poi ho terminato, che qua me l'avete chiesto, mi ricordo se su Instagram o su, sì, su Facebook, su YouTube, se avesse funzionato il dentifricio sbiancante. I denti me li vedete bianchissimi perché la mia dentista mi ha regalato lo sbiancamento, però vi dico che questo non ha sbiancato assolutamente niente. Io questo l'ho acquistato su makeup.it e come ho letto polvere di argilla, pensavo fosse uno di quei detergenti, uno di quei dentifrici in polvere, e quindi ho detto vabbè, magari sbianca. Niente, neanche quell'effetto temporaneo, nulla, non si, niente. Diciamo che è molto fresco, ha un sapore molto buono, però non sbianca niente, quindi non ve lo consiglio per sbiancare. Tra l'altro anche piccolino, sono 45 ml, ci ho messo pochissimo a terminarlo rispetto a quanto ci metto solitamente per un dentifricio. Questo veramente ci ho messo molto poco. Poi non ho terminato, e qua raga, autofustigazione e faccio un gran mea culpa,
un fondotinta di Misha. Questo l'avevo acquistato su eBay. L'avevo acquistato in estate. Ho detto a protezione 50, quando è estate ed esco e voglio un velo di copresa, lo utilizzo. Vado ed è un colore chiarissimo, e quindi ho detto vabbè, lo uso in inverno. Era troppo chiaro, e in più mi lasciava, essendo un fondotinta in cushion, faccio vedere come sono fatti, così. Eccolo qua. Oltre ad essere molto molto chiaro per il mio incarnato, è molto idratante, quindi non andava bene. Vabbè, morale, si è asciugato, non l'ho praticamente usato, quindi un gran mea culpa. Questo era il colore 2, non so se 21 o 2.1, non si riesce a capire. Però è veramente un peccato, perché è un SPF 50+, che non sostituisce la crema. Io l'SPF comunque, se esco di casa, lo metto sempre, contando che però in DAD sono praticamente sempre a casa. Adesso siamo in zona arancione, di nuovo si torna in DAD praticamente. In più ero rinchiusa come un'eremita da mesi per studiare, ma nel momento in cui io so che tipo una giornata come oggi esco, l'SPF 50 lo metto sempre. Quindi diciamo che il fondotinta è un di più, non va a sostituire l'SPF. Però mi dispiace veramente un sacco, perché a parte che il pack coreano è qualcosa di meraviglioso, sembra un sacco luxury, però c'era anche lo specchio, cioè non ho neanche tolto la plastichina dallo specchio, veramente. My bad. E infatti, made in Corea, cioè avevo una meraviglia coreana fra le mani e non l'ho sfruttata e si è asciugato. Quindi, raga, i cushion non sono da trascurare come se ce l'avete, usatelo, perché poi finisce così. Poi ho terminato questa crema di brand Bourjois, non lo so. Io ho sempre detto, appena posso vorrei provare un po' di questi prodotti, perché boh, il pack mi rapisce totalmente. So che molte persone si trovano benissimo. Ormai sta giocando con i fiori, io lo so che butterà il vaso, vabbè. Molte persone si sono trovate benissimo, e quindi ho sempre detto vabbè, vorrei provare qualcosa. Invece è capitato a fagiolo, perché io sono intollerante al lattosio, io, mia mamma e mio fratello, perché la nostra è proprio genetica, e quindi ogni tanto facciamo una bella scorta di enzima nelle farmacie online, perché in quelle fisiche l'enzima che prendo io non lo portano, peccato, perché come quantità è più alta. Io prendo pastiglie da 5.000 unità di lattasi, in farmacia trovo 2.250, che è proprio il classico Lactigest. Quindi nulla, tutto questo sproloquio per dire che come omaggio mi è venuta questa crema, che ripeto non so se sia in full size, perché è da 40 ml ed è una crema leggera adatta per peli da normali a miste. Mi è piaciuta tantissimo e penso che un domani la potrei assolutamente riacquistare. Una crema molto leggera, non è mattificante, non è opacizzante, però col fatto che io già utilizzo una mousse oppure un detergente opacizzante, utilizzo un tonico con acido salicilico che quindi va a esfoliare, oppure utilizzo un tonico al glicolico, ma insieme, per esfoliare un siero magari anti-impurità, alla fin fine qualcosa di tanto la dovrò pur mettere. Anche perché adesso non si vede, perché ho rimesso il fondotinta. Raga, pochi giorni dalla laurea mi è esplosa la faccia. Io infatti ero già disperata, mi stavo già pensando, oddio, dovrò riandare dalla dermatologa a farmi riprescrivere l'isotretinoina. Vediamo come va in questi giorni, perché se rimangono queste cisti che ho, ci dovrò tornare sicuramente. Si vede che era un po' che non facevo un video, perché ho un sacco di cose da raccontarvi. Quindi, crema leggera per pelli miste, non vi aspettate chissà quale potere opacizzante, però una crema leggera con l'idratazione blanda che va benissimo per le pelli miste, io vi consiglio questa. Poi, ma quanta roba ho finito? Vabbè. Poi, questo in realtà l'ho finito insieme a mamma, perché l'ho provato, poi so che sono i suoi ombretti preferiti e gliel'ho regalato. Questo è di Pixi. From Head to Toe, qua il colore qual è? Che sia One and Done, non lo so. Questo me l'ha spedito Pixi, che è un brand UK, che trovate da Sephora. Fra l'altro io ho ricevuto, raga, una mail molto sospetta. Non so se è di nuovo Pixi che mi manda i prodotti, perché ho cambiato indirizzo e quindi le aziende con cui collaboro hanno il nuovo indirizzo. Il fatto che mi sia arrivata una mail con il vecchio indirizzo mi fa presupporre che sia di nuovo Pixi.
Io alzo le mani, non lo so. Anche perché sapete, vi avevo raccontato quando io fossi dispiaciuta che non ci stessi più collaborando, ma non tanto. Cos'è questo simbolo? Si è abbassata molto la luminosità, non so perché. C'era un simbolo che non mi piaceva e quindi ho preferito interrompere il video e quindi questo è un secondo video. Vedete, questi sono i fiori che sono avanzati ancora. Quindi vi dicevo brevemente, un ombretto in stick che mia mamma ha portato all'esaurimento più totale, bellissimo perché era un bel bronzo, e vi dicevo, ho questa mail sospetta, vi faccio sapere se è Pixie che mi si ricaga praticamente. Questi qua, fantastici, in totale ne ho 3, questo finito subito perché era veramente bellissimo. Poi ho terminato un siero di W7, questo era quel siero di cui vi ho parlato nei preferiti perché contiene bromelina, infatti c'è l'ananas disegnata, bromelina, collagene se non sbaglio e acido ialuronico, fantastico, lo utilizzavo mattina e sera, ottimo, eccellente. Questo costerà una fesseria, ma veramente vale molto di più di tanti sieri che costano anche 3 volte tanto. E adesso sto utilizzando la variante rosa, che è quella illuminante, questa invece era con effetto anti-age. Meraviglioso, sempre su Maki Beauty. E in ultimo ho terminato un'altra crema idratante, qua c'è passata mamma perché verso metà più o meno l'ho regalata a lei e lei ha l'abitudine di aprire e tagliare le creme. Questa sì, era una crema grigio scurissima, molto varia. Questa l'avevo acquistata in Spagna, infatti si chiamava Selfie Project, una crema leggera tipo quella di Joe, penso, ma questa aveva un leggero effetto mattificante, quindi fra le due ho preferito questa. Non so se fosse per questo coso grigio, però aveva questo effetto di pelle molto molto bella, e il brand io non so quale possa, forse Selfie Project è il nome del brand, non lo so, però era carina perché qua c'erano tutti gli hashtag, molto molto carina, ha pagato una fesseria da Primor. Bene, per questo video è tutto, mi ha fatto un sacco piacere risedermi, rigirare un video perché ormai non ricordo neanche più come si faccia. Se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un like, e se avete provato o conosciuto uno di questi prodotti vi aspetto nei commenti. Io vi saluto e vi mando un bacio gigante, ci vediamo nel prossimo video.